Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Ecco i titoli di oggi. Promofarma Sviluppo, Nicolosi ospite di Federpharma Channel, una nuova sfida per le esigenze delle farmacie. Criminalità, Federpharma Perugia firma accordo con il prefetto. Pagliacci, farmacista di nuovo al fianco delle forze di polizia. Ricetta elettronica veterinaria, Federpharma pubblica le FAQ più frequenti da parte delle farmacie. Finanziamenti alle imprese. Sul sito dell'INAIL l'elenco delle domande diviso per regioni. Fornire piattaforme informatiche che servono a sviluppare sul territorio i servizi per l'assistenza integrativa per quanto riguarda tutte le attività di distribuzione per conto. E questa è la missione di Promofarma Sviluppo, che ricorda il presidente Gioacchino Nicolosi, intervenuto negli studi di Federpharma Channel, è presente con le proprie attività verso le farmacie in Abruzzo, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino e Umbria. È proprio in Toscana, spiega Nicolosi, che Promofarma Sviluppo ha vinto l'ultima gara sia in tema di DPC che protesica. È una gara molto importante, di rilevanza nazionale, che dà la giusta misura di quanto si è impegnato sui territori la nostra società, sia in termini di web care che web DPC. A breve partiremo anche nelle Marche, non appena la Regione ci darà il via libera, ma nel frattempo abbiamo già iniziato tutta una serie di rapporti con le altre regioni. Tutto quello di cui le farmacie di oggi possono disporre, come le piattaforme informatiche predisposte per consentire l'erogazione di servizi di telemedicina, ha spiegato Nicolosi, oltre a fornire un supporto concreto alle farmacie, hanno avuto anche il merito di ridurre gli oneri sostenuti dalle farmacie stesse, sia perché Promofarma ha garantito costi estremamente convenienti, sia perché l'intervento di Federpharma tramite Promofarma ha avuto un effetto calmiere sul mercato. Ma sentiamo ora le sue parole. Beh, ormai quasi un anno fa è partita Federpharma, ha fatto partire una nuova sfida, creando una nuova società che si chiama proprio Promofarma Sviluppo, una società che ha acquisito il 60% di un'altra società che è già esistente, che era già nel settore, per ampliarla e per adeguarla a quelle che erano le esigenze delle farmacie. Infatti Promofarma Sviluppo ha un sistema web care e web DPC, cioè si occupa sia di tutti i sistemi per quanto riguarda l'informatica legata alle attività di prenotazione e tutti quanti i sistemi di acquisto e distribuzione per conto, che però per la DPC vera e propria dei farmaci. È una realtà molto importante che si sta scontando sul mercato con dei colossi già esistenti, ma che sta cominciando a portare a casa tutta una serie di successi. L'ultimo di questi qua è proprio il fatto che abbiamo vinto la gara per la distribuzione della web care e web DPC della Toscana, una gara molto importante e molto complessa. Ma poi stiamo per essere presenti in tante altre realtà, come quella dell'Umbria, come quella della Liguria, del Piemonte, di Trento e anche altri posti come le Marche e anche l'Abruzzo. Ora stiamo cominciando a partecipare ad altre gare per poter dare un supporto tecnico alle farmacie, perché Promofarma Sviluppo si riferisce innanzitutto a quelle che sono le presidenze provinciali e regionali e con loro condivide i programmi per quanto riguarda tutto il web care e web DPC, in modo da dare non soltanto un'opportunità di un risparmio economico, quindi diventando anche benchmark in questo caso, ma anche dare un supporto informatico più attento a quelle che sono le esigenze della farmacia, perché naturalmente in tutto questo, essendo la società gestita anche da noi, capiamo quelle che sono le esigenze del farmacista e quindi dare dei programmi e delle attività che sicuramente rendono la vita del farmacista in maniera più semplice. È un programma ambizioso, è un programma molto importante, ma fa parte di tutte queste iniziative che Federpharma sta portando avanti proprio l'interesse della farmacia. Infatti tutto quello che si fa naturalmente in Promofarma Sviluppo sono tutte queste attività che vengono definite di propedeutiche per quanto riguarda il lavoro della farmacia e sono il target naturalmente sono le presidenze provinciale e regionale, mentre tutte le attività che Promofarma sta portando avanti il target è proprio i farmacisti e lì è importante che ci sia sempre di più un maggior afflusso per le attività di Promofarma, perché tutte queste qua non fanno altro che dare la possibilità di attingere sempre a servizi innovativi, ma a servizi
a costi sicuramente molto più bassi di tutti quelli che ci sono nel settore. E anche in questo caso tutte le attività di Promofarma sono atte a diventare anche benchmark anche per le farmacie di cui non traggono questi benefici, ma in ogni caso traggono i benefici dal risparmio che ottengono con gli altri. Però in questo dobbiamo tutti quanti insieme, sia i farmacisti che tutti noi colleghi, che le associazioni, trovare un modo per confrontarci e affrontare determinate problematiche insieme. Questo lo stiamo vedendo in Promofarma Sviluppo, dove stiamo cominciando ad avere una serie di rapporti in alcune regioni, dove i colleghi, prima di andare a trattare con delle varie e proprie problematiche con le singole regioni, prima ci confrontiamo, vediamo quale potrebbe essere il programma giusto da portare avanti e poi si va all'incontro con la regione o con il referente regionale. Questo è un percorso molto importante e dovete sapere tutti quanti che noi siamo disponibili in qualsiasi momento ad un confronto con le realtà provinciali e regionali proprio per dare questo supporto tecnico che è propedeutico sicuramente a tutti quelli che sono i rapporti poi con le regioni di riferimento. Il prefetto di Perugia, Claudio Sgaragaia, e la presidente dell'Associazione Titolari di Farmacia della provincia di Perugia, Silvia Pagliacci, alla presenza dei vertici territoriali delle forze di polizia, hanno firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di criminalità perpetrati ai danni delle farmacie. Sono stati definiti così gli impegni fra le parti per migliorare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla criminalità predatoria a danno delle farmacie nella provincia di Perugia. In particolare, ha spiegato ai microfoni di Federfarma Channel la presidente Pagliacci, ci siamo impegnati nel promuovere iniziative volte a favorire nelle farmacie l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza e di sicurezza antirapina, collegabili con gli apparati presenti presso le sale e le centrali operative delle forze di polizia, nonché sistemi di pagamento elettronici come alternativi al denaro contante. Puntiamo così ad innalzare il complessivo livello di sicurezza nelle farmacie, a tutela di chi ci lavora e di chi ci transita. Il farmacista, conclude Pagliacci, sentinella sul territorio ancora una volta al fianco dello Stato, affinché ci siano più controlli e i sistemi di sicurezza siano più efficaci. Ascoltiamo ora la sua intervista. Il 4 di luglio abbiamo siglato in Prefettura Perugia tra il prefetto di Perugia, dottor Claudio Sgaragaia, e me come presidente di Federfarma Perugia questo protocollo di intesa sicurezza, in cui le parti si impegnano a migliorare l'attività di prevenzione e anche di repressione dei fenomeni legati alla criminalità predatoria a danno delle farmacie della provincia di Perugia. In particolare ci siamo impegnati a promuovere iniziative volte a favorire l'utilizzo nelle farmacie di strumenti di videosorveglianza e di sicurezza antirapina, collegabili naturalmente con gli apparati presenti presso le sale e le centrali operative delle forze di polizia, ed inoltre incentivare sistemi di pagamento elettronici in alternativa al denaro contante. Questo per puntiamo ad innalzare il complessivo dispositivo di prevenzione e sicurezza a tutela di ambiti particolarmente sensibili come quello delle farmacie. Quindi il farmacista sentinella ancora una volta sul territorio a fianco delle forze dell'ordine per far sì che il farmacista e anche i cittadini che nelle farmacie transitano siano più tranquilli e l'attività di controllo sia più efficace. A quasi 3 mesi dall'obbligo di utilizzo della ricetta elettronica veterinaria, Federfarma è tornata sull'argomento, al fine di provare a dirimere le situazioni più complesse che le farmacie hanno riscontrato nella pratica professionale quotidiana. Con il documento sulle questioni più frequenti, Federfarma ha voluto fornire un supporto per risolvere la maggior parte delle problematiche riscontrate. Tali questioni sono state esaminate dal gruppo di lavoro interno che si è occupato sin dagli inizi della ricetta elettronica veterinaria. La federazione ha deciso di non convogliare le FAC all'interno della guida rapida, appena aggiornata, con lo scopo di far convivere i due documenti, la guida necessariamente più sintetica e le FAC più analitiche e comunque aventi per oggetto fattispecie spesso molto specifiche.
In merito ai finanziamenti INAIL alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Federfarma fa sapere che l'ente ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi provvisori delle domande, in ordine cronologico e divise per regioni, inoltrate poi tramite procedura informatica il 14 giugno 2019. Gli elenchi provvisori sono ordinati in base all'orario di ricevimento delle domande e i progetti ammessi al finanziamento sono contrassegnati dalla lettera S. Entro il termine di scadenza del 25 luglio 2019, le imprese collocate in posizione utile devono inviare il modulo A e la documentazione a conferma e completamento della domanda con le modalità indicate nell'avviso pubblico. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è a domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.